Salve a tutti, allora mi scuso in anticipo per tutto quanto possa esistere su questo pianeta. Allora, tra l'altro io in questo momento stavo studiando, quindi se non mi vedete nella postazione solita è per quello. Questo video lo dovrei caricare domani, se riesco, visto che oggi è lunedì, se riesco domani lo carico. E niente, allora, quindi questo video è un video delle letture di ottobre, nonostante non ce ne sia nessuna. Allora, partiamo dal primo libro che non ho, perché è un libro che di cui vi avevo parlato nelle letture di settembre. Ve le lascio comunque sotto se vi va di andare a vederle, visto che lì ho letto dei libri. Allora, Primo Levi, se questo è un uomo. Allora, in generale io ho smesso di leggerlo, ho bloccato la lettura perché non riuscivo a continuarla, e lo ripeto quello che ho detto a settembre, che tra l'altro anche a settembre appunto avevo detto che non ero sicurissima che l'avrei continuato. Può sembrare stupido, ma anche se non mi ha mai toccato, no, non mi tocca da vicino e speriamo non mi toccherà mai, comunque è un argomento per me delicato che preferisco trattare con calma. Basta, semplicemente questo. I libri che ho preso sono questi in totale. Adesso ne parliamo bene. Ecco, l'unico libro che ho letto, e sinceramente ve lo consiglio, perché non lo so, è carino. A tema un po' Halloween. E l'unico libro che ho letto, ed è stato anche il primissimo, La famiglia Spiritelli. Non so se c'è un qualche... La famiglia degli Spiritelli, non penso. No, La famiglia Spiritelli, di Colin e Jacques Hawkins. È molto molto carino, i disegni sono molto semplici, non è niente di particolare, però secondo me sono davvero belli. E praticamente è una piccola famiglia Addams che però vive al contrario, nel senso che va in giro di notte, lavora di notte e poi appena inizia a spuntare il sole vanno a dormire, ed è carino. Molto molto carino. Sono vari capitoletti, diciamo, ognuno in cui viene rappresentato un momento della giornata. Ed è molto molto carino. Allora, poi il secondo che ho iniziato a leggere, perché qui oggi parleremo soltanto di quelli che ho iniziato a leggere, visto che alcuni non li ho neanche letti, è Spada e Magia Everworld. Ve lo faccio vedere qui. Senna è scomparsa. Io non ho idea di che cosa sia il titolo, cosa... Vabbè, il sottotitolo penso che sia Senna è scomparsa. È il titolo del singolo libro. Funziona, penso, come piccoli brividi. Io non ho mai sentito parlare di questo libro. Penso che questo qui sia nato dopo, come copia fantasy, diciamo, in quanto appunto è molto più fantasy. Allora, questo libro, sinceramente, io non so niente. Partiamo dal presupposto che io l'ho letto fino a qui. Ho letto pochissimo perché non mi piaceva. Io in generale non apprezzo molto i fantasy. Ed è la motivazione per cui non ho mai letto gli Harry Potter, perché in generale i fantasy a me non piacciono tantissimo. Io lo dico chiaramente, sono una fan di Harry Potter del film, e in generale il film penso che se l'avessi visto molto più tardi, già verso quest'età, molto probabilmente non mi sarebbe piaciuto tantissimo, perché appunto è un genere che a me non piace tantissimo. In generale i fantasy, soprattutto come libri, non mi fanno impazzire per niente, ma questo qui in particolare mi ricorda molto il mio modo di scrivere, perché io ho provato a scrivere parecchie volte, e solo che il mio modo di scrivere, ovviamente non avendo mai fatto un corso, essendo comunque piccola, eccetera eccetera, avendo letto determinati tipi di libri, mi porta spesso a creare racconti, quelle poche volte in cui riesco magari a terminarli, o comunque anche semplicemente l'inizio di un racconto, molto molto confuso, confusionario. Non si capisce niente, non si capisce il protagonista se è femmina o maschio, e può sembrare una cosa stupida, ma allora qui ci ho impiegato un po' per capirlo. Ma c'è un libro che si chiama Tu mio, di cui forse ho parlato, ma non ne sono sicura perché non l'ho mai finito di leggere,
però penso di averne parlato tipo un annetto fa, più o meno, se ne ho parlato. Ed è un libro in cui io ho impiegato davvero, penso, qualcosa come metà libro per riuscire a capire di che sesso fosse il protagonista, che alla fine era un maschio, l'età e più o meno il periodo storico ancora, cioè i miei dubbi. Quindi comunque, secondo me sono tre cose. Allora, il periodo storico è una cosa non per forza obbligatoria, ma secondo me nel momento in cui vai a parlare di certi di determinate storie, quindi come in un fantasy, non è fondamentale, però è molto molto utile per il lettore cercare di approcciarsi, perché è ovvio se stiamo parlando del 2046 come anno, è molto più facile per il lettore ambientarsi in un fantasy, se invece nel 1980 è molto più difficile. Almeno questo è per me e per chi conosco. Poi ovviamente c'è chi magari funziona al contrario rispetto a me. Magari sono io che funziona al contrario. Però sinceramente più si va lontano con i tempi, più il lettore riesce a capire, riesce a confrontarsi. Proprio perché siccome non è ancora arrivato quel momento, magari la piccola speranza che davvero sia così il futuro può esserci. O comunque che sia un mondo fantascientifico. Appunto, quindi ho trovato questo libro molto confusionario. È stato pubblicato da Mondadori, quindi secondo me per non essere risalito con Mondadori è molto difficile. Secondo me c'è davvero. Magari sono io, magari tutto il resto del mondo lo conosce. Sinceramente io questo libro non lo mai con non lo conoscevo. Mi ha confuso parecchio, mi ha lasciato parecchi dubbi che magari sarebbero stati anche risolti. Peccato che non avevo proprio il tempo, la testa in generale, la pazienza per leggermi un intero libro con dubbi come ma di che sesso è il protagonista, ma in che periodo storico siamo. Qua, devo dire che questo qui appunto sembra molto più scritto in fretta e furia, insomma. Senza pensare ai dettagli, che secondo me in un libro sono fondamentali. Poi, allora, un altro libro che ho letto, perché di tutti questi ne ho letti in realtà più o meno pochi. Ah no, l'altro libro che ho iniziato dopo che ho smesso questo, mi sono appannata l'occhiale. Tra l'altro, penso che voi non mi abbiate mai visto con gli occhiali. Boh, io comunque ormai li porto fissi, solo che quando faccio video li tiro via. Nikita. Allora, intanto io non sapevo bene che cosa aspettarmi perché io so che esiste, mi sembra, un film che si chiama Nikita. Però non l'ho mai visto, in generale non ne ho idea. I corti della serie I corti, la collana. Questo qui l'ho letto, il retro, e sinceramente non mi ha fatto impazzire. Non, sono ancora in dubbio sul perché l'ho preso. E sinceramente ho letto forse la prima, questa pagina, e già mi ero rotta le balle e ho preferito abbandonarlo. Ma non per un problema del libro, ma semplicemente perché non è un genere di libro che mi piace, non mi ha preso, insomma. Poi ho iniziato questo. Allora, se mi seguite più o meno da agosto, da luglio, cioè da quando ho iniziato a fare le letture mensili, perché in realtà è molto recente, insomma, avrete notato che quasi sempre prendo un libro under 10 della collana Gru, perché è una collana che mi sta piacendo da morire. Ora, io avevo preso Merendine il mese scorso, che dovevo anche portarvelo in recensione e dopo parliamo anche di quello. Questo mese invece ho deciso di prendere Anelli di Drago. Allora, in generale nella mia biblioteca non ce ne sono tantissimi di questi, quindi man mano finirò col prenderli tutti. Ovviamente sto andando in ordine in base a quelli che vedendoli mi interessano di più, ne sto prendendo uno solo alla volta, perché comunque prenderne due sarebbe esagerato. In generale deve essere, secondo me, è praticamente diventata una cosa che ci deve essere sempre in una lettura del mese. Questo qui non l'ho finito, sono a metà, semplicemente perché non ho avuto il tempo di leggere, perché ho dovuto bloccare tutte le varie letture che stavo facendo, anche quelle contemporaneamente. Perché
Ho dovuto iniziare a leggere un libro per scuola. Questo qui, Anelli di Drago, è come merendine, cioè, per chi non l'avesse visto il video, che comunque vi lascio lì sotto, bla bla bla, è un insieme, vedete, questi qui sono tutti i capitoli, dei piccoli racconti. Ora vi faccio vedere i primi. Anzi, se riesco a trovarlo, vi faccio vedere proprio Anelli di Drago. Anelli di Drago è il primo, perfetto. Sono delle piccole storielle più o meno realistiche, più o meno portate all'esasperazione. In merendina era molto più forte. Non pensi che sia lo stesso scrittore. Qui non c'è scritto perché questo qui è uno dei primi, infatti. È il sesto della collana, quindi non era ancora uscito merendine. Non lo so. Comunque, merendine era ancora più estremizzato, ancora più pazzo ed erano molte di più, sinceramente. Qui durano un pochettino di più. Durano 4, 3 o 4 pagine. Lì duravano una paginetta, poi c'era l'immagine di fianco, finito. Quindi comunque in una, credo che sia più o meno, sì, un centinaio di pagine ce n'erano davvero tantissime. Qui inizia il nostro testo. Abbiamo alla fine il testo, la dimensione non è proprio così tanto piccola, è una dimensione di un libro normalissimo, però vabbè, un'immagine e poi fine. E inizia quello dopo. Un'immagine e poi inizia quello dopo. Questo qui te li mangi. Infatti sono arrivata a metà e l'ho letto forse in un giorno solo, tutta la metà. Però appunto non ho avuto purtroppo il tempo. Questo qui sicuramente, quando andrò in biblioteca me lo farò rinnovare per tenerlo un altro mese e quindi ne riparleremo poi a fine novembre. Poi ho preso questo. In generale la maggior parte dei libri che fanno parte della collana in generale, dei delfini, eccetera, non sono libri che mi fanno impazzire, non per una motivazione particolare, ma semplicemente i delfini fabbri editori. In generale ho notato che quei pochi che magari ogni tanto prendevo, eccetera, non mi hanno mai ispirato veramente. E questa qui è una lista, ce ne sono vari. In generale, appunto, non mi hanno mai veramente ispirato tanto. Io non ho idea del perché. Magari semplicemente la loro scelta di libri è diversa da magari il mio modo di leggere. Non mi piace il fatto che sia bella. Questo qui l'ho voluto leggere perché pensavo fosse, non so spiegarvi bene cosa mi aspettavo. Mi aspettavo che fosse uno di quei libri che ti fa riflettere, uno di quei libri che sembra quasi una poesia da quanto è bello. Visto che in realtà, tagliando, penso che sarà venuto molto di meno, ma sono circa verso 20 minuti nel video originale. Vado veloce adesso con questi, anche perché in realtà non li ho presi particolarmente, non li ho letti semplicemente. Parto dal presupposto che questi qui li andrò a rifare anche per, quindi li rivedremo poi a fine novembre. Allora, un classico della parodia, Il Signore dei Tranelli. Questo qui assolutamente ci tenevo un sacco a leggerlo, purtroppo non ho avuto il tempo e mi ha dato un fastidio bestia. Io in generale ho, soprattutto i Signori Tarzanelli e tutte le varie parodie esistenti del Signore degli Anelli, le ho sempre amate. Poi un altro libro, vabbè, io ve lo faccio semplicemente vedere, questo qui appunto non ne ho letti, Il Re dell'Orrore. Questa è una serie 2000, non so se sapete la differenza, in breve non ce n'è. Semplicemente, appunto, serie 2000 sono tutti quelli usciti dopo il 2000, tanto è vero che il costo è scritto in euro, mentre se andate a prendere i piccoli brividi precedenti è scritto in lire e in euro, perché funzionava così prima del 2000, anche durante il 2000. In generale, quelli della serie 2000, tutti quelli che ho letto fino adesso, mi sono piaciuti tutti, forse ce n'è stato uno solo che non mi è piaciuto particolarmente. Però in generale non era neanche così tanto male. Poi ho preso Gianni Rodari, Filastrocche per tutto l'anno. Questo non so bene perché l'ho preso, in realtà perché vorrei cercare man mano, non è che vorrei appassionarmi, sono appassionata ma non ho mai avuto
il coraggio, diciamo, di entrare nel mondo della poesia, ma alla fine dei filastrocche sono poesie. Quindi ho pensato che magari con il passare del tempo mi piacerebbe cercare di avvicinarmi sempre di più a letture anche appunto di poesie, eccetera, in quanto ci sono un sacco di poesie che mi piacciono da morire. E appunto penso che anche questo lo andrò a riprendere, quindi ne parleremo poi a novembre. Ora vi parlo un attimino di questo qui, perché io sono curiosa. Ok, allora adesso vi voglio parlare di un paio di cosettine. Allora, intanto appunto mi scuso perché non ho caricato video né niente. La recensione di merendine, io in realtà l'ho fatta, l'ho registrata, non l'ho editata e non l'ho ovviamente caricata. Perché? Perché in questo periodo sono stata piena di impegni a causa del fatto che io adesso sono in terza e terza superiore vuol dire davvero tanti tanti problemi, tanto tanto studio, eccetera. E in più ho aderito a un progetto a cui volevo aderire già dalla prima superiore e sono molto emozionata di dirlo. E io faccio parte da quest'anno del giornalino scolastico della mia scuola, appunto. Questo cosa significa? Di base non cambia niente, non c'è nessuna cosa particolare, nessun cambiamento eccezionale, però più o meno ogni 2 mesi farò un articolo di giornale sul giornalino cartaceo della mia scuola e anche sul sito web del giornalino scolastico. Quindi da adesso in poi vi lascerò qui sotto nei commenti il link per ora del mio giornalino scolastico, poi dal prossimo video, comunque in generale da quando uscirà il mio primo articolo, che sarà il 25 novembre. Il 25 novembre circa, e nel caso se cambia ve lo scrivo qui sotto, oppure se l'ho detto sbagliato, in realtà era un altro, ve lo scrivo. Uscirà il mio articolo di giornale sul sito del giornale della scuola. Sperando di ricordarmelo, metterò varie comunicazioni in giro, sicuramente sul mio profilo personale di Facebook. E poi magari se mi ricordo sul profilo Twitter del canale. E niente, in generale sono molto molto emozionata. In generale questo volevo dirvi alla fine del video. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Adesso spero di riuscire a caricare merendine in questi giorni. Settimana prossima ovviamente, perché non è che lo carico tra 2 giorni. Però appunto spero di caricarlo prima possibile. E niente, noi ci vediamo al prossimo video.